Bentornati a SOS Renzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao, ciao Fabio. Piazza della Stazione, dal 7 febbraio al 31 luglio, lavori di riqualificazione di questa piazza. Fanno un pezzo per volta, si parte dalla piazza dove c'è il tourist office. E poi qui insomma via tutti i posti auto, ci sarà solo la pensiera dei taxi, la parte per i mezzi elettrici, ho capito bene, di chi carica, giusto? Così il parcheggio sempre. Verrà utilizzato quello là. Quello grosso di là. E intervento cofinanziato dal Comune di Arezzo e da RFI? Sì. Sì, bene. Sono informato. Qui, intanto è venuto anche Arezzo, che è responsabile ferroviario, alla conferenza stampa. Insomma, è un progetto che però mi sembra di averlo già sentito qualche anno fa. Sì, è sempre quello, mi sa. È sempre la giunta Fanfani. È sempre quello. Conoscevi. Adesso non l'ho guardato nei dettagli, però penso che sia sempre quello di massima. Insomma. Dai, era l'ora di riqualificare la stazione. Bene o male, è il primo. La prima cosa che vede un turista quando viene in città, se viene in treno, e quindi fai vedere una bella piazza con l'ingresso nella città, mi sembra che sia una cosa fatta bene. Tutti contenti? No, perché in particolare gli amici, che sono nostri amici però perché ci seguono, li salutiamo, del Comitato Pendolari Arezzo, hanno mosso invece qualche critica a questa idea di, diciamo, mettere tutto off limits. Tu immagino che gli andrai contro come al solito. Io spendo però una lancia a favore sempre degli amici pendolari. Ma io non vado contro, io dico semplicemente questo, che qui i lavori vanno fatti. Quando si fa i lavori, purtroppo bisogna sopportare qualche disagio, come in tutte le opere che vengono fatte, e sicuramente qui ci saranno dei disagi, soprattutto per i pendolari che usano il treno tutti i giorni. Però d'altronde che dobbiamo fare? Fino al 31 luglio in questo caso dobbiamo aspettare, sperando che anche i termini vengano rispettati, che molte volte si va anche oltre, quindi se i tempi vengono rispettati... Si critica il fatto soprattutto che si vede in queste, ricordi il parcheggio a pagamento, quello che abbiamo fatto il servizio, no? Che prima era gratuito, che comunque era, non è proprio qui dietro, insomma... Cioè i pendolari avvertono una sorta di clima negativo per chi usa il treno quotidianamente, perché poi chi magari viene a prenderli la sera non potrà più fare come fa adesso, che viene qui 5 secondi e prende, diciamo, la persona, ma dovrà andare necessariamente dove è la sbarra. Esatto. E quindi non è la stessa cosa, insomma. Cioè, di solito nelle stazioni c'è anche previsto quella cosa che tu arrivi un attimo e te ne vai subito, no? No, forse sarebbe il caso allora che dalla parte opposta della stazione fossero predisposte almeno una corsia di scorrimento per far sì che possano essere presi e caricati dall'altra parte. Non mi pare che ci sia questa cosa. Ma lì la possibilità ci sarebbe di poterlo fare, perché c'è il giardino, è vero, ma prendendo una parte di giardino e facendo una corsia si potrebbe prevedere appunto di poter tirare pochissimi posti macchina per far sì che si possano soddisfare anche queste esigenze. Comunque sicuramente sarà un'immagine della stazione diversa, perché sarà tutta riqualificata, qui come impatto, diciamo, per chi arriva sicuramente sarà migliore di quello di adesso. Beh, no, se poi sì. Si rendesse migliore non solo la facciata ma anche il servizio, che è quello che poi non sarebbe fatta male, perché i pendolari hanno ragione, cioè è peggiorata addirittura l'alta velocità, cioè soprattutto quando, siccome hanno riempito di treni a tutte le ore, anche spesso quando arrivi a Firenze, vi parlo anche di alta velocità, cioè si impantanano lì vicino Ghifredi spesso venendo da nord, e quindi sono in ritardo addirittura i treni a alta velocità perché ne hanno messi troppi, figuriamoci i poveri regionali che arrivano per ultimi. Questo è vero. E quindi insomma il servizio veramente lascia molto a desiderare, perché i ritardi insomma sono frequenti, i tragitti alternativi idem, cioè chi lo fa per lavoro, chi o per studio, cioè veramente insomma, non è una bella vita. Sì, però questo è un problema che esula dal piazzale della stazione, evidente. E qui bisogna far intervenire le ferrovie dello Stato. Sì, che però hanno... insomma chi rappresenta Arezzo secondo me dovrebbe farsi sentire un di più. E questo è vero, questo sono d'accordo con te. E non soltanto chi rappresenta Arezzo ma anche la regione Toscana, perché bene o male è la regione Toscana che gestisce poi queste linee. Devo dire che anche l'assessore Ceccarelli risultati l'ha ottenuti. Sui regionali secondo me si può fare di più. Ti dico che non è facile combattere con le ferrovie dello Stato. Sì. Secondo me Arezzo
meriterebbe anche qualche treno veloce maggiore per Firenze. Cioè, non, ad esempio, c'è un treno la sera alle 19.50, che non mi sono trovato a prenderlo, per carità, in quel momento mi ha fatto comodo, no? È l'unico treno del pomeriggio che salta il Valdarno, però alle 19.50 a chi serve? A pochi. Ecco, perché non metterlo a chi va a Firenze a vedere uno spettacolo come te a quell'ora lì? No, ritornavo io. Ah, tornavo alle 19.50. 19.50, insomma, è un po' tardi. Sì. Cioè, perché non metterlo alle 6, fa conto, no? Faccio per dirne una. No, ci sono anche delle situazioni poco logiche, cioè che hanno poco senso. Cioè Arezzo dovrebbe avere qualche collegamento in più che salta il Valdarno e che in 40 minuti va a Firenze. È vero, sono d'accordo con te, perché no, tutti i regionali fanno tutti i Monte Valchi, non ci vanno i Fidine. È vero. Tutti. E cioè, è una bella, insomma, è un'ora e 5, 10, è inaccettabile secondo me. Ci vediamo domani. Ciao.